Questa volta in primo piano Eugenio Monti e Bruno Alverà. Hanno conquistato per la quarta volta il titolo mondiale di Boba 2. La prima maglia iridata di questo 1960 dedicato allo sport è toccata all'Italia. Dopo i successi conseguiti nel 57 a St. Moritz, nel 58 a Garmisch e nel 59 ancora a St. Moritz, ecco Monti e Alverà conquistare il quarto alloro mondiale proprio sulla loro pista, quella di Cortina. Hanno dominato il campo pur avendo avversari agguerriti. In tutte le discese non hanno praticamente avuto rivali. Ne hanno cercato uno nell'ultima prova, quando ormai erano già mondiali, il tempo. Hanno detto agli amici di voler chiudere trionfalmente battendo il record della pista, anche se il ghiaccio si era un po' allentato per l'aumentata temperatura. I due cortinesi sono venuti giù come una saetta, da pazzi, dicevano i tecnici. Alla terza curva del labirinto, presa ad una velocità da brivido, sono saliti sulla parete il più alto possibile per aumentare la velocità. Si ebbe l'impressione che un pattino slittasse. Il Bob ha avuto un'impennata, poi è parso facesse un tête-à-queue. Sorse in chi guardava la paura del fuoripista. Monti con tutte le sue forze tirò con disperazione i comandi. Alverà pigiò alle sue spalle con tutto il suo peso. I pattini del bolide toccarono nuovamente il ghiaccio. Imboccarono il rettilineo. Ebbero ancora qualche sbandata. Ripresero la corsa. Così Monti e Alverà hanno conquistato il titolo mondiale. Ma non hanno battuto il record. Al termine della prova decisiva sui loro volti il segno dell'emozione. Per il pericolo corso e per la vittoria conquistata col coraggio spavaldo dei forti.